Gentili amici telespettatori, buonasera. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla finalissima del torneo Notte da Leoni, giunto alla terza edizione, nell'Albo d'Oro Bedunic e Spisal. E con me anche il mitico Antonio Cormaci. Buonasera a tutti. Spisal, le delizie. Spisal, Manti, Martino e Celestini, Laurendi, Minicucci, Rappocciolo, Calafiore, L'Abate. Le delizie, Tribuna, Petronio, Robertà, Girilli, Criseo, Panagia, Genova, Modafferi, Bonanno. Calcio spettacolo, calcio champagne, calcio con le bollicine, calcio effervescente. Ne parliamo con Antonio Cormaci, mister presidente e via discorrendo. Sono loro i più forti, sono loro che hanno meritato la finale. Sotto questo cielo stellato della Zagara Stadium si affrontano queste due compagini che hanno dimostrato di meritare questa finale. Speriamo sia una finale bella, avvincente e appassionante. La Zagara Stadium o El Caribe Stadium, che noi abbiamo ribattezzato il piccolo Maracanà di Merito Porto Salvo. Siamo all'interno dell'albergo ristorante, villaggio turistico, camping con roulotto senza, dei Palumbo Company. Fervono i preparativi, gli arbitri sono Stefano Zirilli e Giovanni Cugliandro, che ha diretto anche in Serie A di calcetto naturalmente. Ci sono vecchie glorie, ma c'è soprattutto l'elite del calcio, diciamo così, dilettantistico calabrese. Sì, diciamo. Molti giocatori che hanno fatto la loro carriera per maggior parte del tempo sul calcio a 5, ma anche giocatori che giocano nel calcio a 11, vedi Bonanno, vedi Genova, anche Panagia, anche se ultimamente sta facendo più calcio a 5. Mentre dall'altra parte ci sono giocatori esperti del futsal, compreso quel Minicucci Claudio alias Speedy Gonzales, che ha militato e milita tuttora nel campionato di Serie B di calcetto. Sì, Minicucci è uno di quei giocatori che spesso fa entrambe le cose, sia a 11 che a 5. Diciamo che le sue caratteristiche tecnico-tattiche lo portano ad essere uno dei migliori sia a 11 che a 5. Ma ci sono anche altri ragazzi, altri giocatori come Calafiore, che è stato uno dei primi a buttarsi nel futsal, a raggiungere le categorie più alte. Poi per quanto riguarda lo Spisal vediamo anche Celestini, che l'anno scorso è stato votato come miglior giocatore del torneo. Quindi diamo un'occhiata anche all'Albo d'Oro della Notte dei Leoni. Da Leoni. Sì, diciamo che il primo anno è stata la Bedunic a conquistare il trofeo, poi il secondo anno lo Spisal, e quest'anno lo Spisal cercherà di difendere, da campione in carica, cercherà di difendere il suo primato. Tutto è quasi pronto, l'arbitro controlla che sia tutto in ordine. Anzi, gli arbitri, perché si tratta di Stefano Zirilli e Giovanni Cugliandro della sezione di Reggio Calabria. Tutto è quasi pronto, c'è molta attesa per questa finale. A bordo campo numerose personalità del mondo del calcio, dello spettacolo, della cultura e del turismo, tifosi di ogni età, dai bambini agli adulti sino agli anziani. Fischio arbitrale, tutto è quasi pronto.
la finale per il terzo e quarto posto mi sembra che non ci sarà, così è? Sì, la finale terzo e quarto posto non sarà disputata, le squadre che hanno perso la semifinale sono entrambe appaiate al terzo posto. Tanto è partita la finalissima, alla nostra, alla destra dei teleschermi Le Delizie, casacca rosanero, mentre la Spisa al casacca bianca e calzettoni rossi. C'è stato il primo tiro, un bolide da non più di 7-8 metri, un effetto ottico, sempre 0-0. In possesso di palla Genova, il piede sinistro di Dio, eccolo ancora lì, Panagia, Genova, Modafferi, è uscito in maniera avventurosa il portiere. Sì, Nuccio Amanti che oggi compie il compleanno, possiamo vedere due striscioni che, dedicati a lui, è stato sicuramente fino ad oggi uno dei migliori portieri visti in questo torneo. In possesso di palla è Celestini, dialoga con Martino, ancora Celestini, limite dell'area, prova il tiro da distanza proibitiva, nulla di fatto. No, ha provato, era chiuso, quindi ha provato a cercare il jolly da lontano, ma la palla è finita fuori. Non sfonda il muro Panagia, in possesso di palla con il numero 2 Martino, dialoga con l'abate figlio d'arte, numero 23 sulla schiena. Il papà è il mitico Mimmo Labate, grande giocatore del passato, sicuramente oggi giocherebbe a San Siro. Sì, sì, diciamo che Mimmo Labate ha lasciato una traccia indelebile prima da calciatore ma poi anche da dirigente, qui a Melito ma anche a Reggio con la Cadi, è stato anche presidente credo, quindi è un personaggio, come direbbe qualcuno di mia conoscenza, mitico. C'è molta emozione, i giocatori commettono tutta una serie di errori che non è da loro. Diciamo che la partita è molto equilibrata, quindi si stanno studiando, stanno vedendo come riuscire a trovare il bando della matassa. E quindi fase di studio, non siamo a Oxford, a Cambridge o alla Sorbona, ma sono delle fasi di studio in cui si cerca di trovare il punto debole per fiondare a rete. Sì, infatti tutte e due le squadre fanno possesso palla appena hanno cercano poi l'imbeccata verso un attaccante. Golli non se ne sono viste, forse serve il navigatore satellitare o il metal detector. No, diciamo che ancora giustamente in questa fase di studio attenzione Calafiore anticipa tutti. C'è un intervento arbitrale che decreta un calcio piazzato a favore della formazione della Spisal, che detiene il titolo. Siamo a circa 7-8 metri. Sì, diciamo che potrebbe essere proprio da calci piazzati un motivo per poter sbloccare il risultato. Sulla linea di battuta c'è Celestini e Labate. Parte tiro, una staffilata che sorvola il palo di sinistra. Ha calciato come calciano molti giocatori di futsal con la punta per poter dare più forza al tiro, ma la palla ha lambito il palo. Ma sono scarpette speciali queste qui.
No, le scarpette sono da futsal, diciamo che hanno la punta rinforzata. Per poter anticipare, prendere in contropiede il portiere, spesso i giocatori di futsal adottano questo tipo di tiro che nel calcio a 11 non si vede quasi mai, anzi per molti è un tiro sbagliato, mentre nel futsal spesso e volentieri si segna in questo modo. Dialogano giocatore della Spisal, è andato al tiro l'abate ma senza troppe pretese. Sì, diciamo il portiere era piazzato benissimo, la palla è andata alta. Facciamoci vedere. 4 minuti e 50 secondi nel corso della prima frazione di gioco al piccolo Maracanà nella finalissima del torneo. Attenzione! Tagli sopra, Angelo! Notte da Leoni, giunto alla terza edizione, sempre 0-0. E qui mi sa tanto che bisogna sfogliare la margherita. Sì, no, se arriva sto colletto piccolo così o no? Prima o poi ci sarà un gol. È chiaro che in questi primi minuti era partita bene secondo me le delizie, ma poi la Spisal sta effettuando un maggior possesso palla. È chiaro che di occasioni vere e proprie ancora non ne abbiamo viste. Chi rompe paga, i coach sono suoi. Sicuramente, è detto che potrebbe avverarsi a breve. Attacca ora la formazione dei Blancos con questo tiro in diagonale che è passato abbondantemente ai lati della porta difesa da tribuna. Sì, è chiaro che con l'equilibrio che si sta vedendo in questi primi minuti questa è una delle più chiare occasioni, quindi è chiaro che l'equilibrio la sta facendo da padrone in questa fase. Attacca ora la formazione dei Blancos con questo tiro indirizzato nell'angolino basso alla destra del portiere, incoccia le gambe di un difensore, svanisce la minaccia. Con il numero 10 c'è un certo Rappocciolo che ha segnato 40 gol. Calafiore, pardon. C'è anche Rappocciolo nella formazione che ha segnato 40 gol l'anno scorso nel San Giorgio. No, diciamo no, è il fratello, credo, giocatore di uno dei giocatori più forti del futsal reggino. Quest'anno ha vinto la Coppa Italia con la Futura. Attacca ancora la formazione dei Blancos e guadagna un calcio piazzato. La distanza non è proibitiva, comunque ci provano i Blancos. Sì, ora è entrato Minicucci per avere un brevilino in più, uno bravo a saltare l'uomo insieme a Calafiore. Vediamo se questa tattica fatta dalla Spisal. Pertanto l'arbitro ha sventolato anche un cartellino giallo. Sì, credo per proteste. Comunque il fallo secondo me ci stava tutto, ha dato un vantaggio e poi ha dovuto ammonire per proteste. Ottavo minuto del primo tempo, sempre 0-0 al piccolo Maracanà. Intanto arriva la folla delle grandi occasioni a bordo campo. Sì, sicuramente c'è una cornice di pubblico invidiabile, sicuramente non si vede spesso. Qui c'è un fallo col calciatore Martino che era tu per tu col portiere, è stato tranciato e quindi giustamente c'è questo, c'è il cartellino azzurro, mentre entra il Rappocciolo esce Calafiore. Spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è questo famigerato cartellino azzurro o blu.
deve, il calciatore che viene ammonito col tennis azzurro deve rimanere fuori per 4 minuti e la squadra rimane indietro. Quindi un'espulsione a tempo. Sì, la squadra rimane in inferiorità numerica per 4 minuti, però se durante questa fase c'è un gol può rientrare immediatamente. Palo. E c'è stata una deviazione e la palla si è stampata sul palo alla destra, quindi grossa occasione per la Spisal che ha sfiorato la marcatura intorno al nono minuto della prima frazione di gioco al piccolo Maracanà in Melito Portosalvo. Sì, come ti dicevo prima, i calci piazzati possono essere determinanti in questa fase per bloccare la partita. Panagia. Panagia gol, ce lo descrive Cormaggi Antonio. C'è stata un'azione di Genova che poi ha fatto un'apertura per Zirilli che davanti a Manti non è riuscito a calciare e poi ha appoggiato sul secondo palo per Panagia, un classico gol di questo sport, perché spesso davanti al portiere si calcia sul secondo palo. La spietata legge del calcio, gol mancato, gol subito. Sì, pochi minuti fa avevano preso il palo quelli dello Spisal e poi subito c'è stato il gol del... C'è stata una grande parata del portiere Tribuna che ha salvato il risultato. Quindi il risultato è cambiato qui al piccolo Maracanà, Le Delizie 1, Spisal 0, marcatore Panagia al decimo nell'azione che vi abbiamo descritto con Antonio Cormaggi. Intanto il gioco è fermo perché un giocatore deve legarsi i lacci. Tutto ok, si può proseguire. Blancos che attaccano ora per linee orizzontali. Minicucci. Ancora Minicucci in possesso di palla. Guadagna una rimessa laterale già battuta. Che è successo? Un arbitro ha chiamato il calcio d'angolo, l'altro invece che era posizionato meglio. Poteva stare il rigore, ci poteva stare il rigore. Invocavano la concessione del calcio di rigore che a parere dell'arbitro non ci stava. Sì, ma il rigore è come diceva Vujadin Boskov quando l'arbitro fischia, quindi non era il rigore. Genova, Panagia. In sottofondo sentite la voce di Peppe Poti, grande giocatore del Bagalati di qualche anno fa. Sì, uno dei giocatori più forti apparsi nel litorale ionico calabrese. Vedremo ora quale sarà la risposta dei campioni in carica, cioè della Spisal. Sono sotto di una rete a zero. Deve uscire a valanga Tribuna, manda il pallone sulla tribuna, scusate il bisticcio. Sì, diciamo è stato attento, sta giocando molto alto come è abituato a giocare. E quindi spesso il portiere nel calcio 5 è un giocatore fondamentale perché molto spesso deve diventare un giocatore di movimento e riuscire a giocare la palla anche oltre l'area di rigore. È un tipo di gioco in cui è molto importante
il movimento delle gambe. Sì, sì, sicuramente. Ora Panagia 2 contro 1, Panagia Genova, Panagia Miracolo di Noanti, ancora Manti, due prodezze di Manti. Si scatafascia in orizzontale, direbbe il vecchio Nicolò Carosi. Sì, ha fatto due grandissimi interventi. Va bene! Protagonista assoluto in questo inizio di partita è, diciamo così, il Tarzan che sta volando sulle liane meglio di Johnny Weissmuller, cioè Nunzio Manti. Sì, sì, ha fatto la prima parata importante, ma la seconda ancora più difficile, quindi ha salvato il risultato, il doppio vantaggio del Nunzio Manti, occhi di gatto. Sì, 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 al momento sta reggendo la baracca. Sicuramente in questa fase, se le delizie avessero raddoppiato, poi probabilmente sarebbero stati molti più spazi in contropiede, e quindi la partita poteva prendere una direzione per intanto è entrato in campo Buonanno. Facciamo una scheda veloce di questo giocatore. Sì, un calciatore che ha giocato anche a Messina, ha giocato a Bacalati, ha giocato nella Nuova Melito, è un giocatore di Palizzi, credo quest'anno andrà a giocare a Siderno, dalle voci di mercato di questi momenti. Si ricompone l'accoppiata La Pace Buonanno, che già mi sembra che abbiano fatto parte del Bacalati nel campionato di eccellenza regionale calabrese. Sì, Bacalati anche Melitesi in promozione, quindi sicuramente quest'anno il campionato di promozione è da seguire in virtù di questi giocatori che conosciamo, quindi un occhio al lunedì al giornale magari lo diamo per queste società. Intanto il gioco è fermo per un time out, 16 minuti e 50 secondi nel corso del primo tempo, Spisal 0, Le Delizie 1, marcatore Panagia al decimo minuto. Attacca ora la formazione rosanero. Va bene, torniamo! C'è stato un tiro di Buonanno. Siamo sempre 1-0. Va bene solo Andrea! Finta e doppia finta, ma non ci casca Zirilli. Alberto! Alberto! C'è una protesta sulla panchina delle Delizie. Sì, si infuocano gli animi. Volevano un fallo su Buonanno, ma era un mezzo fallo secondo me, perché si è un po' lasciato andare. È chiaro che in questa fase un po' di nervosismo, la stanchezza può portare qualche... Stavamo parlando di Buonanno, popolarmente inteso Crazy Horse alias Cavallo Pazzo. È proprio lui che finisce a terra, si rialza, grande giocatore, quest'anno è approdato addirittura al Siderno, e ricordiamolo, è la seconda città della provincia di Reggio Calabria.
ha militato nel campionato di Serie D. Ancora lui, Fabio Bonanno, cerca il dialogo con Petronio, fa buona guardia alla difesa della Spisal, che conquista anche una rimessa laterale già battuta. È andato al tiro un Rappocciolo, ma senza fortuna. Sì. Secondo me in questo momento le Delizie dovrebbero stare più tranquilli, sono in vantaggio, invece stanno protestando su ogni pallone, quindi questo potrebbe fargli perdere un po' di lucidità. Devono stare più tranquilli e cercare di raddoppiare. Il risultato è sempre di 1-0, si smarca e riceve Fabio Bonanno. Questi era Zirilli, il suo tiro viene respinto con la schiena da un avversario. Cercava di inserirsi Petronio. Questa volta il portiere è protagonista dall'altra parte. Sì, sì, ha fatto un doppio intervento importante. È il 2-0. Ha segnato Petronio. Ventesimo del primo tempo, il risultato è cambiato al piccolo Maracanã, se lo descrive mister Antonio Cormaggio. Sì, è stata una classica azione di calcio a 5, palla mossa velocemente e il nuovo entrato Petronio ha bruciato letteralmente Manti, che non ha potuto fare niente. Una Spitfire questo Petronio, di cui si parla un gran bene dalle parti di Palizzi. Sì, sì, ha fatto un campionato importante anche a Brancaleone, quindi è un ragazzo che ha iniziato a giocare in terza categoria nel Bova. Vai, 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 vai! Ancora! Ci avviamo verso la conclusione del primo tempo e il risultato di 2-0, pur congruo in questo tipo di sport, non è che sia poi così vantaggioso. Sì, diciamo che non è... Nel senso che può essere ribaltato in poco tempo. Sì, diciamo che il 2-0 in una partita 11 può sembrare un risultato classico, è tutto nel calcio a 5, nel giro di un minuto può succedere di tutto, quindi è una partita bella da vedere, penso che il pubblico ha corso qui all'El Caribe Stadium, si stia divertendo, è una partita tosta, veloce, con buone trame da entrambe le squadre. Ci sono comunque i cascatori con le sceneggiate che cercano di trarre in inganno gli arbitri, ma hanno a che fare con direttori di gara che hanno arbitrato anche nel campionato di Serie A, per intenderci A1. Sì, abbiamo a che fare con due arbitri di spessore, quindi è chiaro che magari non si lasciano impressionare facilmente da cadute, grida, urla. Si provano in tutti i modi possibili e immaginabili, capriole, gambe all'aria, scivoloni, tecle, scivolati. Fa parte del gioco, però poi alla fine è l'arbitro che decide e decreta le varie sanzioni e le varie... I giocatori ce la mettono tutta senza risparmio di energie. Sì, sì, e diciamo che è stato un primo tempo abbastanza veloce, hanno mosso tutte e due le squadre la palla in modo veloce, quindi è chiaro che c'è pure da tenere presente il caldo che c'è in questi giorni, quindi si stanno provando i Blancos, ma non sembra la serata giusta. È chiaro che lo Spisal sta cercando in tutti i modi di almeno riaprire il match. Sì, almeno un gol alla fine del primo tempo. Questa è una grande azione, perché se finisce il primo tempo 3-0 poi c'è davvero poco da fare per
Ci vorrebbe un golletto per riaprire il match. Sì, sicuramente lo Spisal cercherà fino a entro la fine del primo tempo di almeno riaprire con un golletto le sorti di questo match. Manovra Martino. Gran gioco di gambe da parte di Calafiore. L'Abate va al tiro, ribattuto, conquista una rimessa laterale. Ci avviamo ormai verso la conclusione del primo tempo, sempre 2-0. Cerca il fallo, trova invece sì, l'arbitro ha deviato il fallo, è il quinto fallo, quindi ora attenzione, lo Spisal ogni fallo subirà un calcio diretto. Sempre nel primo tempo. Sì, sicuramente. Terra. Fabio Ciccaini. Intanto mister Peppe Poti impartisce le ultime disposizioni tecniche. Va bene, veniamo. Mentre nella zona dove è stato abbattuto il calcio di punizione, parlavamo prima di Mimmo L'Abate, personaggio storico, è presente con la sua camicia sgargiante verde. Si prova la formazione dello Spisal. Buonanno, scivolone di Buonanno, contropiede, insiste ancora la formazione dei Blancos. Non abbocca l'arbitro, rimessa laterale per il rosanero già battuta. Fabio Buonanno, partita molto veloce, si accascia al suolo un giocatore contuso, forse abbattuto contro la rete di recinzione. Sì, diciamo che la via di fuga era, si tratta di Mini Cucci, credo, ha sbattuto col ginocchio, speriamo sia nulla di grave. Accenna a rialzarsi Claudio Mini Cucci, giocatore naturalmente marcato a vista e anche al raddoppio della marcatura. Sì, è chiaro, essendo un brevilineo, uno bravo a saltare l'uomo, quindi viene guardato con più attenzione rispetto magari agli altri. Blancos in avanti, c'è un tiro, Genova, palla lungo linea, Mini Cucci. Ancora Mini Cucci. Curiamoci, va bene così, va bene. Va bene, Angelo, occhio. Vale molto il possesso palla in questo tipo di gioco. Sì, si cerca di muovere velocemente la palla e poi per trovare uno spazio per imbeccare un attaccante, per fare un tiro, e quindi è un gioco che ovviamente però dà i suoi frutti, però è molto... E qui c'è il sesto fallo. Una volée di Mini Cucci. Quindi qui scatta il quinto fallo. Signora, ci sarà un calcio diretto. Passa Angelo. Calcerà probabilmente Genova, uno specialista. Si sistema la palla il numero 3. Dai, Angelo. Quando siamo al 28esimo. Passa Angelo, come sei tu, passa, la bomba. Parte, grande parata.
di Tarzan. Sì, è rimasto alzato fino all'ultimo e poi è riuscito a deviare con il piede un siluro di Genoa. Nulla ha potuto, ovviamente, sulle due reti, non ha nessuna colpa. Ora c'è un fallo chiamato alle delizie e quindi ora la Spisal usufruirà di un calcio piazzato. Sulla palla si presenta Calafiore, c'è Celestini che da solo lo guarda Genoa mentre ci sono 2 minuti. Da quella posizione tenterà di metterlo sotto la traversa. Sì, 2 minuti di recupero intanto decretati dall'arbitro. Parte Calafiore. Fabio! Di punta, ma tribuna devia in angolo. Mi è sembrato che più che tribuna Zirilli sulla linea di porta abbia salvato. Sì, c'è stata una doppia deviazione, forse entrambi. Anagia difende palla, contropiede. Grande, meritava il gol questa azione, ha fatto una grandissima cosa. Grandissima cosa. Sì, ma ha salvato ancora una volta. Sì, sì, ancora lui ed è calcio d'angolo. Genoa al volo, fuori. Sbaglia Mire Bersaglio, numero 3. Genova. Sì, è stato coraggioso, era un colpo abbastanza difficile, poi con questo pallone leggermente più piccolo rispetto a quello che magari gioca abitualmente a 11 il bravo Angelo Genoa. Possiamo dire possesso palla della Spisal e grande contropiede dei rosanero. Diciamo che le delizie hanno dei giocatori veloci e Panagia sta facendo letteralmente impazzire i difensori. Una grandissima parata di tribuna sul tiro di Labate, una grandissima parata. È chiaro che anche questa è una grande occasione e finisce il primo tempo. Le delizie 2, Spisal 0. Al decimo Panagia, al 20° Petronio. A risentirci fra qualche minuto per la telecronaca del secondo tempo. La linea torna allo studio e cioè al regista Bruno Taverna. Nel 1974 è nata qualcosa che era destinata a crescere. Quel qualcosa siete voi e siamo noi, divisi da una radio, da uno schermo, dalla distanza, ma uniti dai programmi, dalla passione per la musica e dalla voglia di migliorare sempre di più. Man mano abbiamo imparato a conoscerci e a collaborare. Siamo diventati una famiglia, sempre pronti a sorreggerci gli uni con gli altri. Siamo inciampati, man mano nella mano ci siamo sempre rialzati. Abbiamo avuto degli scontri, dei litigi, ma molti più momenti esilaranti, emozionanti e felici. Nell'arco degli anni siamo diventati un grande gruppo, siamo diventati una grande radio e oggi anche televisione. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza voi, senza la vostra partecipazione, la vostra collaborazione e il vostro impegno, la vostra fedeltà. Avete creato momenti magici che rimarranno sempre in noi. Un grazie speciale va a Carmelo Lucera, il nostro primo editore. Un altro ringraziamento va a Memè Orlando, che ci ha dato la possibilità di continuare. E un grazie al nostro attuale editore, Bruno Taverna. Un grandissimo grazie va a tutti quanti, a chi ci segue dal primo giorno. Sarebbe bello nominarvi tutti, ma siete veramente tanti. Un legame che unisce una vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto, gioia e fiducia, perché sappiamo di poter contare su di voi e voi su di noi. Con l'augurio di continuare in un futuro sempre più esplosivo. Con amore, lo staff di Radio Studio 95 e Telemento. Vi vogliamo bene. Come prima, Antonio! È sparita la bomboletta. No, si è fatto spostare una banda bianca
fuori qui nel parcheggio. Pure dall'altra parte. Antonio! Riprendiamo, gentili amici degli spettatori, la nostra telecronaca dal piccolo Maracanã. Nel Caribe Stadium di Melito Porto Salvo, e Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Sta per arrivare anche mister Cormaci. Risultato del primo tempo: Spisa 0, Le Delizie 2, decimo Panagia, ventesimo Petronio. E proprio in questo momento è arrivato il gol che apre il match. Lo ha segnato ai Celestini al primo. Guarda i Celestini. Dunque si riapre il match, siamo sul 2-1 e tutto può ancora accadere. Ci crede ora la formazione dei Blancos. Viene preso in contropiede Genova. E Celestini. E ancora Celestini. Ha cercato l'angolino basso alla sinistra di tribuna. Rappocciolo, ma ha sbagliato mira e bersaglio. A terra Andrea. In possesso di palla Manti, l'estremo difensore della formazione dello Spisal. Intanto è arrivato Antonio Cormaci. E il match si è riaperto con il gol di Celestini al primo minuto del secondo tempo. Sì, e diciamo che ovviamente il giocatore della sua quadratura ha riaperto il match, quindi adesso vedremo davvero delle belle, speriamo in un secondo tempo avvincente, come alla fine è stato pure il primo. In possesso di palla l'Abate, limite dell'area, va sul sinistro, non si fa trarre in inganno tribuna, si accartoccia sul pallone e riesce a evitare il pareggio. Sì, è stato attentissimo fino ad ora, quindi è chiaro che adesso un errore o un grande colpo di uno di questi giocatori meravigliosi può decretare la vittoria o la sconfitta. Ancora Panagia che sta facendo ammattire davvero con le sue piroette, un giocatore brevilino di difficile controllo. Sì, 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 è bravissimo a ripartire, va a recuperare, quindi fino a questo momento sta facendo le differenze, secondo me. La lepre di Bova Marina. Sì, sì, è un ragazzo che avrebbe potuto veramente calciare palcoscenici importanti anche nel calcio a 11. C'è un palo dei Celestini. Quindi ancora un legno. Sì, è il secondo legno per la Spisal, la partita, tutte e due prese dai Celestini, che pure è stato il calciatore che ha ridotto le distanze. Quindi come l'anno scorso, grande finale, importante finale anche per un giocatore che fisicamente per il calcio a 5 forse magari non... gli dai un euro, invece è davvero uno di quelli che fa la differenza. C'è un rapporto in campo, ma non è Sasà, l'autore di 40 gol l'anno scorso nel San Giorgio. Sì, ma questo è uno specialista del futsal, è uno che ha vinto parecchio in questo sport, è uno degli attaccanti più forti del panorama reggino, se non sbaglio addirittura ha avuto pure qualche convocazione in qualche nazionale di futsal giovanile, quindi è un calciatore di tutto rispetto. Il fratello ha fatto le fortune di parecchie squadre nel calcio a 11, ma lui anche quest'anno, come dicevo prima, ha vinto la Coppa Italia con la Futura. Si sgranocchia un gol fatto, si trattava di Modafferi. Sì, Modafferi, un ragazzo di San Lorenzo Marina,
che ha giocato parecchio nel futsal, è stato anche nella Futsal Melito, quindi è stato uno di quei calciatori che hanno portato la futsal nel calcio a 5 che conta. Ancora di questa. Magiche notti, calcio spettacolo, calcio champagne al piccolo Maracanà di Melito Porto Salvo. Siamo all'interno del villaggio Palumbo. Continuano ad arrivare spettatori assepati a bordo campo per assistere a questa grande finale. Sì, sì, la cornice di pubblico è davvero importante. Dicevo che magari se avessero in tutte le partite dei dilettanti che facciamo con i nostri ragazzi, con terza categoria, seconda categoria, avere sempre una cornice di pubblico in questo genere vorrebbe dire avere una forza in più, un'arma, una marcia in più. Il dodicesimo giocatore in campo. Sì, sì, sono tranquilli tutti a guardare la partita, ad ammirare questi giocatori che sono non a caso risultati migliori di questo torneo, un torneo che ha avuto 16 squadre, quindi c'è stata una buona scrematura. Quindi. Correttezza in campo. Sì, sì, sì. Diciamo che c'è molto fair play, anche se qualche volta c'è stato qualche fallo un po' duro, la prima cosa è stata sempre dare il 5, quindi è importante, è una cosa bella, il calcio e lo sport deve essere questo. Finta e doppia finta. Angelo, Mauro. È sempre Vujadin Boskov con i suoi aforismi. A proposito di Benny Carbone, un giocatore che con le sue finte spiazza gli avversari, ma qualche volta anche i suoi compagni. Sì, diciamo che gli aforismi che ha lasciato Boskov sono ancora usati e penso che siano passati qualcosa come più di 20 anni. Si accascia al suolo un giocatore Genova che ha avuto la peggio nello scontro con Martino, è ancora dolorante a terra, corrono i massaggiatori, arriva la bomboletta spray, arriva la magica bottiglietta. Il giocatore però non accenna ancora a rialzarsi, si tratta del piede sinistro di Dio, Angelo Genova. Sì, diciamo che ha avuto uno scontro ginocchio e ginocchio, quindi abbastanza doloroso, ma fortunatamente si è rialzato e continuerà a giocare in questa finale. Come prima, Andrea! I minuti sono 7:50 nel corso della seconda frazione di gioco, il risultato Spisal 1, Le Delizie 2, partita completamente aperta. Sì, sì, diciamo che ovviamente Le Delizie cercano di trovare spazi in contropiede e ovviamente lo Spisal è alla ricerca del gol che gli permetterebbe di pareggiare, quindi sicuramente è questo il leitmotiv di questa finale. Rosanero che cercano di mettere il risultato nel freezer, però 2-1 non può essere rassicurante. Sì, sì, e quindi per questo credo che vedremo davvero una finale entusiasmante ed emozionante fino all'ultimo secondo. Ed è arrivato il gol numero 3. Ruberta ha segnato un giovanissimo al minuto, quindi 11 Ruberta al minuto 9 e 24. Se diciamo sul 3-1.
Sì, è stata un'azione tambureggiante ed è stato Zirilli che gioca da ultimo, ma spesso si avventura in avanti e quindi alla fine sul batti e ribatti Rubertà è stato bravissimo di sinistro di prima a trovare l'angolino opposto. Ora tenta di riaprire nuovamente il match la formazione delle Delizie, ci crede. E Maurizio parti! Ma caso Proti! Va bene, stai davanti! Il solito schema. Mauro! Va bene! Vai, vai, Mauro! Mauro! Senza farlo, Mauro, senza! E si rintanano subito il rosanero, è un modulo vincente determinante. Zirilli che ha salvato sulla linea, che ha salvato sulla linea e ancora una volta ha cacciato davvero le castagne dal fuoco. Ivan, va bene, è andato al tiro rapposcio ma senza fortuna. E Celestini, Martino, ancora Celestino, questi invece Martino, il rientrante Minicucci, una staffilata dalla media distanza che incoccia le gambe della difesa avversaria, nulla da fare. Sempre di Zirilli, un muro di gomma, respinge tutto. I minuti scorrono. Dai, dai Fabio, girati, dai! Siamo all'undicesimo e 38 nel corso della seconda frazione di gioco al piccolo Maracanà, all'interno del villaggio Palumbo, la Zagara in merito Porto Salvo, nella finalissima della terza edizione del torneo Notte da Leoni. Spisal 1, Le Delizie 3. Con questi marcatori Petronio, Rubertà e Panagia per Le Delizie e De Celestini per la Spisa. A breve la Spisa proverà un'altra tattica, giocherà col giocatore in movimento, mentre ancora Celestini e ancora Rubertà. Vedete, sta per entrare Rappocciolo al posto del portiere Manti, quindi giocheranno con un giocatore di movimento, col portiere di movimento. Fabio davanti, Fabio! I minuti scorrono, siamo al 12esimo e 50 secondi nel corso del secondo tempo. Sempre 3-1. I mister delle panchine si inventano anche qualche mossa tattica alla ricerca del gol. È chiaro che lo Spisal ha assolutamente bisogno almeno di un gol in questa fase per potersi giocare tutto negli ultimi minuti, quindi proverà col giocatore, col portiere di movimento, proprio per poter avere un giocatore ancora abile, magari tecnicamente più del portiere Manti, a cercare di riaprire subito la partita. Attenzione, attento. Minicucci, c'era una piccola volée non intuita però da Laurendi. Comunque è una bella finale, è una finale emozionante e tutti, nessuno si sta risparmiando, quindi tutti stanno riuscendo a dare il massimo. Sconsigliabile per quelli che soffrono di coronaropatia. Sì, diciamo che è una... Che si rischia di vedersi saltare il cappolo della valvola mitralica. E non lo lasciare, tre, torna uno! Va bene, capi! La palla sibila accanto al montante di destra, ha fatto la barba, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. 3-1 per Le Delizie,
siamo a metà dell'opera per quanto riguarda la seconda frazione di gioco, sempre 3-1, gol di Petronio, Robertà e Panagia per le delizie e gol di Celestini per la Spisa. Va bene, calmo, senza male. Lascia solo girare, stai davanti. Antonio! Attenzione Andrea, dai davanti. Attaccano i Blancos. È andato al tiro Minicucci, ma senza fortuna. Sì, ormai cercano di provare anche da fuori perché hanno l'esigenza di riaprire il match, perché manca un quarto d'ora circa, quindi giocarsi gli ultimi minuti un gol sotto è un discorso, giocare con due gol diventa più proibitivo. Attacca ora la formazione dei Blancos, la Bade, ancora la Bade. Va bene Antonio! Rimessa laterale decretata dall'arbitro, il signor Antonio Stefano Zirilli. Non si tratta quindi di gol annullato. No, ha fischiato prima l'arbitro, c'era un fallo su Zirilli, quindi è una cosa giusta. Non hanno nemmeno protestato i Blancos. No, infatti da elogiare anche il comportamento, la correttezza, l'atteggiamento dei ragazzi dello Spisal, che stanno cercando semplicemente di giocare a calcio, così dovrebbe essere sempre. Il bon ton regna sovrano. Sì, è un torneo che serve anche a fare nuove amicizie, a conoscere persone, a socializzare, quindi sarebbe davvero di cattivo gusto vedere cose che fanno, che c'entrano poco col gioco del calcio. Occhio Pasquino, e tira, fa davanti Fabio! E arriva il golletto numero 2, lo sigla Calafiore. Nino, appena poi, Nino. Arbitro, il portiere si è fatto male, aspetta. Ah, scusa Nino, sbaglio. Ghiaccio c'è. Giochiamo senza chiedere Andrea. Siamo appena giunti al 17° e tutto può ancora accadere. Sì, certo. Sul 3-2. È chiaro che aveva l'esigenza lo Spisal di dimezzare lo svantaggio, quindi ora sicuramente ci saranno 15 minuti di fuoco. Siamo al 17°, quindi calcola che ne vedremo delle belle. Gatto dalle 7 vite, anche l'altra sera sembrava spacciato, poi con un colpo di reni si è messo in carreggiata e addirittura ha ribaltato il risultato. Sì, è chiaro che qui abbiamo a che fare con ragazzi esperti soprattutto di questo gioco, quindi è chiaro che quello che per noi magari può sembrare scontato, per loro magari sanno come riuscire a trovare delle nuovi spazi per poter segnare. 18°, 3-2 per le delizie, gol di Petronio, Robertà e Panagia e gol anche di Celestini e Calafiore. Siamo su 3-2, ha sfiorato addirittura il pareggio. Sì, c'è stata una grande parata di tribuna che ha avuto un leggero infortunio sul gol di Calafiore, però questa volta è riuscito a respingere e mandare in angolo. Ci prova ancora i Celestini da fuori, ma la palla finisce alta. Sta per entrare sul terreno di gioco Rappocciolo, che perde palla, esce il portiere. Sì, Panagia ha perso palla, una cosa pericolosa, poi sempre l'attentissimo tribuna, mentre qui c'è un fallo su Bonanno, non gli chiamano falli a Bonanno. Fabio, fallo!
non è convinto Minicucci, rimane irremovibile sulle sue decisioni l'arbitro. Sì, ormai è il quinto fallo, credo. Il quarto fallo per i bianchi. Rientra Genoa che proverà da lunga distanza di portare a 4 le reti delle Izze. E c'è il gol. E il piede sinistro di Dio non perdona. Sì, Dio perdona, Angelo Genoa no. E l'ha dimostrato in questo caso, è entrato proprio per battere la punizione, mentre ora ci sarà il portiere di movimento per lo Spisal. A questo punto manca, al ventesimo mancano 10 minuti e quindi giocheranno col portiere di movimento, con Martino. Quindi ventesimo Genova. Era atteso, ma ancora non era riuscito a fare centro. Sì. E ora vedete che ci sono tutti i giocatori della Spisal riversati nella metà campo del bar delle Delizie. Muovono la palla per cercare di trovare uno spazio, l'imbucata giusta. Vedete con la casacca Martino, e Celestini ci prova. Se ne va. Se ne va Crupi, Crupi. E a questo punto il contropiede diventa micidiale, un'arma letale. È chiaro, sì, in questa occasione Crupi poteva forse calciare, visto che non c'era il portiere da metà campo. Ha cercato di saltare Martino, che è stato bravissimo, mentre l'abbate sciupa un gol. C'è un time out. Ma era un bolide, un missile terra-aria della serie Pershing e Cruz. Sì, sicuramente se avesse calciato raso terra sarebbe stato gol. La palla si è alzata, quindi era difficile insaccare. Ora c'è il time out chiamato dallo Spisal, cercherà di organizzarsi in questo minuto per poter riuscire a riaprire questa finalissima. Time out, il gioco è fermo, gli arbitri stanno controllando i loro cronometri. Vediamo Peppe Foti che impartisce le ultime disposizioni. Questa sera sono rinforzati dall'arrivo di Fabio Bonanno. Comunque sono certamente un osso duro per la Spisal. Sì, sicuramente. È chiaro che stiamo vivendo i momenti più importanti di questa finalissima, quindi adesso qualsiasi palla può diventare quella decisiva. Mentre è rientrato Nunzio Amanti, quindi non ha avuto il suo effetto la tattica del portiere di movimento. E Celestini, e Celestini, Rappocciolo, Calafiore, salvataggio sulla linea di Crupi. Brividi, suspense ed emozioni a tutta birra. Sì, sì. Criseo ha salvato sulla linea prima, e poi c'è stata un'occasione, Bonanno era senza portiere, non se ne è accorto e non ha calciato. E Celestini, l'abbate, e becca il 7. 4-3. Ha segnato l'abbate. Il 24esimo. 6 minuti di fuoco, 6 minuti di fuoco ora su. Un gol è davvero poco nel calcio a 5, lo Spisal però ha il quinto fallo già, quindi deve stare pure attento a non fare falli. Gatto dalle 7 vite, l'altra sera sembrava spacciato e poi negli ultimi 2-3 minuti ha ribaltato tutto.
Sì, esce ancora Manti ed entra il portiere di movimento. Minicucci. Ammirato all'incrocio dei pali, ma ha sbagliato completamente Mire Bersaglio. Eh sì, ci sta pure un po' di stanchezza, è normale che non si riesce a calciare sempre bene. Velocissimo Griseo, ha commesso fallo e Celestini, mentre esce ancora Manti ed entra il portiere di movimento Martino. Attenzione per Antonio Bastino, tutte le sta tentando tutto. Sì sì, ci credono, ci provano fino all'ultimo secondo. È chiaro che sono abituati, giocando spesso a calcio a 5 in categorie importanti. Questa è una tattica che si usa spesso e volentieri quando ci si trova sotto negli ultimi minuti. Cercano di non sprecare nessun pallone, di giocarlo sempre in sicurezza e pazientemente cercano di trovare lo spazio giusto. Essendo un uomo in più, cercano sempre di fare. Appena sbaglia un movimento il giocatore delle delizie, loro avranno un giocatore da solo davanti al portiere. Questo è il tentativo e quello che stanno cercando di fare. Questo lancio lungo che significa? Sinceramente non l'ho capito. Guadagnare qualche secondo, spezzare il ritmo. Può essere, ma non lo so. Io non l'ho capito sinceramente, anche perché ora la palla ce l'ha lo Spisal con il portiere in movimento in più. Potrebbe rivelarsi una mossa azzardata. Certo, perché intanto si poteva giocare la palla, poi probabilmente il portiere non ha visto nessun. Ed è arrivato il pareggio. Ha pareggiato la vecchia Volpe, ha pareggiato Rappocciolo, non a caso, un ragazzo che ha il gol nel sangue. Quindi quel lancio a casaccio, a Bambera e alla San Fason si è rivelato fatale. Sì, perché ancora c'è Celestini. È chiaro che ora. Grandissima parata di Nuccio Amanti, grandissima. Momento topico. È fallo rosa. È dato il calcio di rigore. Era più fallo rosa, però forse. È il calcio di rigore e quindi qua lo Spisal ha una grandissima occasione di ribaltare come l'altra sera. Sì, gatto dalle sette vite. Dal dischetto ci proverà il Rappocciolo. Vai, siamo sul 4-4. Fibrillazione in campo e sugli spalti. Questa non l'ha detta Bosco, ma barca che ti arriva, come si dice. Tribuna contro Rappocciolo. Tiro, rete. E sono 5-4. A questo punto davvero la coppa sta andando, ha preso la via dello Spisal. E a questo punto ora le delizie cercherà di giocare col portiere di movimento. Forza, forza! 2 minuti più recupero. È cambiato tutto nel giro di pochi minuti. L'avevamo detto d'altronde domenica. Come l'altra sera quando. Senza fallo,
La Squisal sembrava morta e sepolta, e poi negli ultimi due minuti è riuscita a ribaltare tutto. Sì, Zirilli, ora i giocatori dell'Elizia cercano anche di prendere un fallo che li porterebbe a calciare un calcio diretto. Il tempo è poco e quindi devono inventare qualcosa. E Celestini lascia andare la palla fuori. La bate. Genova. Zirilli. Per poco non ci scappa il pareggio, Il classico, la classica barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Sì, ti dicevo che avremmo visto una finale emozionante, così è stato fino all'ultimo secondo, qua può succedere di tutto. Si è ribaltata la situazione nel giro di poco, Panaggia ci prova, ci poteva stare il fallo. In caso di parità si andava ai tempi supplementari, quindi altri 10 minuti di spettacolo. Ancora Manti, Martino, recupera Panaggia. Grandissimo Criseo, recupera palla, la riperde Genova. Gli ultimi minuti, Panaggia, calcio d'angolo, ma Manti salva il calcio d'angolo, no, la palla è uscita, calcio d'angolo. Sembrava aver preso l'ascensore delle Torri Petronas. Sì, si è arrivato altissimo, ma la palla era già uscita. Muove la palla Criseo per Genova. Genova, salto l'uomo, Panaggia, Crise, e c'è il pareggio. C'è il pareggio, ancora lui, Genova. Ancora Genova. Il piede sinistro di Dio. Dio perdona, Genova no. Stiamo vedendo una grandissima finale. Una delle più belle partite di tutti i tornei. Non è così, Paolo Curnari? Al 31esimo e 54 secondi c'è stato il 5-5, una partita davvero, come dicevi prima Domenico, qua c'è la Corimina. Quindi 31esimo pareggio. Zirilli. Incredibile, il miglior giocatore della partita secondo me, Zirilli, il miglior giocatore della partita, abilissimo, bravissimo in difesa, ha salvato gol sulla linea, è stato determinante nei gol di vantaggio ed merita davvero questa soddisfazione perché è stato davvero il migliore ed finisce ora, incredibile. Qui ha segnato De Schivi. Zirilli. De Schivi. Ha fatto un'azione personale, è stato grandissimo, merita davvero di ricevere un premio perché è stato determinante, a 3 secondi alla fine ha portato la coppa alle Delizie, ma è stata soprattutto una grandissima finale, una bellissima finale, correttissima, e un plauso va a tutte le due squadre, sono state davvero eccezionali. A 3 secondi dalla fine, ma a 10 secondi ora ve le potete tenere la maglietta, era sotto di un gol. Possiamo dire, mister Cormagi, che la Spisa abbia perso la finale negli ultimi 5 secondi quando stava vincendo per 5-4 o che cosa? Sì, hanno riacciuffato incredibilmente una partita che sembrava persa e poi l'hanno persa a pochi secondi alla fine. Un plauso a entrambi, e comunque hanno dato tutto, questi ragazzi sono stati davvero encomiabili. Faccio anche una nota anche per i direttori di gara che sono stati attentissimi e hanno sbagliato davvero poco.
Adesso ci sarà la premiazione, ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, saranno premiati il miglior giocatore del torneo, il miglior portiere, il giocatore, il miglior giovane. Grande. Quindi ci saranno premi per molti, cioè la miglior parata, insomma a breve ci sarà una premiazione per, che vedrà premiati molti partecipanti a questo torneo che per la terza volta si è rivelato davvero un torneo importante, seguitissimo. Ricordiamo che abbiamo anche un canale su Facebook, quindi per seguire i risultati i capocannoniere, mentre ora giustamente festeggiano i ragazzi bovesi. È una soddisfazione per loro. Ricordiamo che il calcio a 5 a Bove è un gioco molto davvero frequentato e giocato. Non ha più voce mister Peppe Foti, veramente una conquista del torneo arrivata negli ultimi. Sì, è stata una finale combattutissima, è stata equilibratissima fino all'ultimo, eravamo avanti quasi per tutta la partita, sempre di 2 gol. Poi loro hanno accorciato, eravamo sempre, diciamo, la partita era sempre lì, si è sempre giocata. E splendidi questi ragazzi che hanno portato a casa questa grande vittoria. Grande merito ai ragazzi e alla squadra che ha giocato contro di noi. Grazie, signor Salvatore. Qual è stata la mossa vincente del match? Allora, io dico che il Genova è stato tutti i ragazzi, ma chi è? Ciao Domenico, grande giocatore del Bacalari, grande giocatore del Bacalari, ciao Pepe. Quindi sono ragazzi bravi, hanno dato tutto veramente in campo e ce la siamo meritata questa vittoria. Grandi ragazzi, grandi tutti, con la lingua fuori. Abbiamo dato tutto sul campo. Un finale da infarto. Sì, da infarto, sì. All'ultimo secondo il nostro capitano ha messo questa palla sul set alla sinistra del portiere. Abbiamo portato a casa questa grande vittoria. A dieci secondi dalla fine eravate sotto. Sì, eravamo sotto di un gol. Ormai pensavamo di averla persa. Eravamo sempre in vantaggio di 2 gol. Poi ci hanno accorciato, pareggiato, addirittura ci hanno passati. E non speravo più, però il calcio è bello anche per questo. I pronostici sono fatti per essere ribaltati. E quindi mister Peppe Foti ha consumato le corde vocali, non ha più voce. Sì, non ho più voce. Ora ci torniamo a casa e portiamo questa grande coppa. E me, veramente grazie a tutti, agli organizzatori, a signor Salvatori, fatto delle grandi telecronache, ringraziamo tutti, siamo stati ospiti di questa bella manifestazione e niente, grazie a tutti di nuovo. Grande festa questa sera a Bova Marina. Sì, sì, penso sì, faremo le ore piccole sicuramente, che i ragazzi se lo meritano, andremo a dormire all'alba. Già gli Hooligans, i Warriors e i Teenager sono in attesa sulle sponde del Siderone e del Vena. Sì, sì, sono tutti lì ad aspettarci, sì, sì. Già abbiamo dato qualche notizia così per telefono, via telefono. E ora andiamo a festeggiare tutti insieme perché i ragazzi se la sono meritata. Grazie di cuore. Noi, Ciccio Marra, grande giocatore del Cosenza in Serie B e di tante altre squadre in Serie C. Allora che torneo hai visto? Guardi professore, credo che il torneo che hanno vinto i ragazzi di Bova è meritatissimo perché hanno battuto in semifinale la finalista dell'anno scorso e questa sera hanno battuto la detentrice del torneo. Potevano batterli solo così, rimanendo tutti dietro e ripartire, perché solo uno credo che gioca a calcetto, che è Zirilli, gli altri giocano tutti a calcio a 11 e invece l'altra squadra giocano tutti a calcetto, e per battere una squadra di calcetto, i giocatori di calcio devono stare tutti dietro e ripartire in contropiede. Hanno fatto così, l'hanno rischiata perché poi la Spisal giocava col portiere da 4-2 e fino da 4-4, in quell'attimo ho avuto un po' il pensiero che potesse vincere la Spisal perché sono i giocatori di calcetto, però alla
alla fine all'ultimo secondo ha fatto un gol incredibile Zirilli, e ti ripeto, è torneo meritatissimo la squadra di Bova. Match fibrillante, negli ultimi 10 secondi si rischiava veramente l'infarto. Eh sì, perché a un minuto alla fine stavano credo 4-2, hanno fatto 4-3, 4-4, e poi è stato all'ultimo secondo, non c'è stato neanche il tempo di battere il centro, che l'arbitro, gli arbitri hanno decretato la fine della partita, e quindi sì, sinceramente sono stati 2-3 minuti proprio palpitanti. Una cornice incredibile di spettatori. Eh sì, ce ne stanno sempre, perché da un paio di anni questo è il torneo più importante, è il torneo più importante della provincia di Reggio Calabria, organizzato benissimo da Paolo e con gli altri ragazzi che gli danno una mano, e poi a Meto in queste serate d'estate ci sono tante gente. Questa sera era nelle vostre telecamere, avete visto che c'era veramente il pienone. Due arbitri alla grande, di cui uno ha arbitrato in Serie A1. Sì, sì, hanno arbitrato benissimo, è normale che qualcosa si sbaglia tutti, ma hanno, alla fine, tutto sommato, hanno fatto una grande partita anche loro. Miglior over 40, Natale Foti, Fossato. Miglior divisa, Capo Sud Games. Miglior giovane Luigi Tripodi, Capo Sud Games. Miglior parata, Costantino Carmelo, Kansas City. Miglior portiere, buon compleanno, Annunziato Manti. Mister, si è confermato per l'anno prossimo. Contratto c'è di questo.
terzi classificati le Tunic e Capo Sud Games. Oh, si sciupa in lui. Miglior giocatore del torneo, Angelo Genova. Vai, Beppe, prendilo tu per Pino. Bravo, bravo. Bravo, Paolo. Bravo, Angelo. Bravo, Angelo. Bravo, Angelo. Secondo classificata, Pisa. Vai, la tua. Oh, no, la donna. Spettatore d'eccezione in questo grande torneo, Filippo Cogliandro. Salve, sì, sì, è stato un bel torneo e l'ho seguito abbastanza, diciamo, ho visto quasi tutte le partite, però quelle che ho visto sinceramente molto, molto entusiasmante. Molto... Co-presidente o vicepresidente del Bocale Calcio? Attualmente dirigente. Con un piede e mezzo di nuovo nel campionato di eccellenza regionale calabrese. Ma ci speriamo sinceramente, perché per come è andato lo scorso anno il campionato e per come sinceramente deve essere, perché se è vero che il San Biase ha truccato delle partite, io questo naturalmente non lo so, e via dicendo, credo che a noi ci tocchi questo campionato. Nino Spinella ha vinto tante volte, ma quando si perde sa accettare il verdetto del campo. È ovvio, una bellissima partita con toni meravigliosi, senza
alzare nessun tipo di tono, è stata una bellissima finale con tanta gente, siamo felici che il paese risponda abbastanza bene per questi tornei che ci dilettano d'estate, ci fanno passare le serate in compagnia di tanti amici. Adesso, come è giusto che sia, perdenti o vincenti, andiamo a cena tutti assieme e vediamo l'anno prossimo di farne una ancora più forte, perché ci piace comunque vincere. Non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi. No, non sempre, però il secondo, tra le altre cose, il secondo posto è il più brutto, perché il secondo è il primo a perdere, quindi è bruttina la cosa. L'indiano di Paolino, cioè lo sherpa, il portaborracce, sì. Antonio Cormaggi, sì, factotum. Do una mano a Paolino per l'organizzazione di questo torneo, perché ci tiene ogni anno, ormai è diventato un impegno fisso. Lui d'inverno dà una mano a me col Borgo Grecanico, quindi mi sento in dovere di dargli una mano poi d'estate quando organizza il torneo. Ora siamo alla terza edizione, quest'anno secondo me abbiamo visto la migliore partita forse di tutti i tre anni, e l'abbiamo vista in finale, perché è stata emozionante fino all'ultimo, sempre capovolgimenti di fronte il risultato, quindi a un minuto dalla fine sembrava che lo Spisa l'avesse vinto ancora il torneo, poi è cambiato tutto, quindi sono sicuro che le persone che sono accorse qua a vedere questa partita si siano divertiti. È stato un torneo alla fine all'insegna della correttezza, del savoir faire, quindi. Come avete fatto a portare tutta questa gente al campo? Diciamo che chi dice che a Melito non c'è mai niente, non si fa mai niente, trova queste risposte. Anche ieri, quando c'è stata la giornata dello sport, ha visto numerose presenze, quindi secondo me quando non si fa niente è normale che non c'è niente. Quando uno magari si attiva a cercare di fare qualcosa di diverso, qualcosa di fare un po' di socializzazione, di raggruppare un po' di persone, passare due ore assieme con la scusa di giocare a calcio, calcio a 5 o quello che sia, è chiaro che poi succedono, avvengono questi miracoli, diciamo. Quindi un plauso va alla tenacia e alla bravura di Paolino, che tutti gli anni magari facendo il lavoro che fa lui pure perde qualche ora di sonno, quindi è una enorme soddisfazione e sono felice per la buona riuscita di questo torneo. Saltiamo di palo in frasca, pardon. Seconda o terza Borgo Grecanico? È chiaro che noi faremo la domanda di ripescaggio in seconda, che abbiamo acquisito facendo la semifinale playoff. Poi sta alla Lega stabilire se abbiamo tutti i requisiti, se ci sono i numeri per poter fare la seconda, ma o seconda o terza noi continuiamo nel nostro cammino, facendo giocare il più possibile i ragazzi giovani. Possiamo prenotarci per assistere al derby melitese Borgo Grecanico, cioè Melito Borgo Grecanico, pardon. Sì, spero di sì, che sia. Io qualche anno fa ero allenatore della Melitese quando abbiamo fatto il derby in eccellenza col Bacalati, quindi all'epoca, certo, categoria importante, l'eccellenza è tutto, a Melito ricordo almeno 1500 persone. È chiaro che un derby probabilmente attirerebbe molte persone, è chiaro che mi auguro e auspico che sia una festa dello sport, quindi noi, sai benissimo, dall'anno scorso predichiamo contro la non violenza nel calcio, abbiamo giocato tutte le partite scendendo in campo con il motto non ci arriviamo più, che è stata una cosa organizzata a Reggium City, proprio detto in dialetto. Sì. Ogni nostro giocatore scendeva in campo con la maglietta con la scritta non ci arriviamo di più, anche perché non avrebbe senso in una categoria come la seconda o la terza fare violenza per vincere la partita, ma che ci stiamo giocando, noccioline, quindi secondo me, anche perché noi facciamo giocare molti ragazzi, quindi abbiamo il dovere di crescerli anche culturalmente, e se si perde è giusto accettare anche la sconfitta. È proprio tutto.